Allora, benvenuti nel mio canale. Allora, continuiamo con la serie di tutorial per Natale. Questo è un tutorial molto molto carino, molto semplice e soprattutto molto veloce da realizzare. Vi lascio semplicemente al tutorial perché vi dico solo che per questa lavorazione utilizziamo soltanto maglia bassa e maglia alta, quindi molto semplice. Ho abbellito questa ghirlanda, diciamo un po' così, con due brillantini e un fiocchetto, quindi in maniera molto semplice. Vi specifico subito che il filato che ho usato è un numero 3. Per cui più grande sarà il filato che andate ad utilizzare, logicamente più grande verrà la vostra ghirlanda. Ma comunque vi spiego tutto all'interno del tutorial. Io spero che vi piaccia, nel caso cliccate mi piace. Per cominciare, ci servirà per fare la nostra ghirlanda, ci servirà un cerchietto come questo. Questo praticamente è uno dei cerchietti che si usano per i portachiavi. Suppongo un po' tutti abbiamo in casa questi aggeggi, però nel caso non ce l'avete, potete utilizzare qualsiasi cosa abbia questa forma. Quindi, non lo so, un anellino, se magari ce l'avete di polistirolo, se siete capaci magari di intagliare il legno, va benissimo lo stesso. Solo che dovete avere, importante avere questa forma, ok? Allora, per cominciare dobbiamo fare un cappetto. Allora, come al solito, giriamo il filo intorno alle dita, come per il cerchio magico, prendiamo il nostro uncinetto. Andiamo nel filo davanti, lo tiriamo sotto e non facciamo la catenella come facciamo solitamente per il cerchio magico, ma semplicemente andiamo a stringerlo. Questo cappetto adesso ci servirà per agganciarci al nostro cerchietto. Allora, vi faccio vedere subito. Praticamente dobbiamo fare una serie di maglie basse tutto intorno a questo cerchio. Allora, in questo modo. Allora, passiamo in un punto qualsiasi sotto al cerchio. In questo modo mi dà fastidio praticamente il filo più corto. Allora, passiamo dentro al cerchio. In questo modo, non capisco perché non metta a fuoco. Allora, passiamo dentro al cerchio, tiriamo il filo da sotto e facciamo una semplice maglia bassa in questo modo e continuiamo via via così per tutto il cerchio finché non sarà tutto coperto dal nostro filato. Io sto usando un filato non molto spesso, per cui logicamente se usate un filato un pochino più grande vi verrà la ghirlanda un pochino più grande. Ovviamente anche se cambiate la dimensione del cerchietto che usate per la ghirlanda, diciamo, comunque vi verrà più grande se ne usate uno più grande. Quindi, come vedete, sto facendo una serie di maglie basse, semplicemente entrando nel cerchio e facendo maglie basse. Devo fare questo finché diciamo, il nostro anellino non sarà del tutto coperto dal nostro filato. Allora, come vedete, abbiamo finito di riempire il nostro cerchietto. Non si vede, come vedete, più non si vede più il cerchietto di ferro. Allora, a questo punto cosa facciamo? Io ho fatto l'ultima maglia, ne aggancio nella prima asolina, vi faccio vedere subito questa praticamente. E vado a fare una maglia bassissima. Questo per concludere il nostro giro. A questo punto, nella prossima maglia, questa successiva, andiamo a fare un'altra maglia bassissima. In questo modo. Ok. Nella maglia successiva, invece, andiamo a fare 3 maglie alte insieme, cioè filo sull'uncinetto, entriamo. Chiudiamo la prima volta, chiudiamo la seconda volta e ho fatto la prima maglia alta. Nella stessa asolina ne facciamo altre 2, quindi la seconda e la terza, sempre nello stesso punto.
Nel punto successivo invece, come vedete, il prossimo, andiamo a fare una maglia bassissima. Da come avrete capito ormai, questo giro sarà composto in questo modo. Dovremo semplicemente fare in un'asola, in un punto facciamo 3 maglie alte insieme, nel punto successivo facciamo una maglia bassissima e questo ad alternarsi fino alla fine del giro. Quindi, siccome abbiamo fatto la maglia bassissima, adesso dobbiamo fare le 3 maglie alte insieme. Quindi la prima, la seconda e la terza. Tutte nello stesso punto. Punto successivo, maglia bassissima. Fate questo per tutto il giro finché non arriviamo alla fine e ci ritroviamo dopo. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine del nostro giro in cui abbiamo fatto 3 maglie alte, alternato maglie alte nello stesso punto, alternandola a una maglia bassissima. Arrivati a questo punto, per quanto riguarda il mio caso, è rimasta una sola maglia. In questo caso io vado a fare un gancetto, magari per portarla come un portachiavi oppure magari, non so, per appenderla da qualche parte, e quindi invece di chiudere direttamente vado a fare una decina di catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E le vado ad agganciare nell'ultimo punto che mi è rimasto, quindi facendo una maglia bassissima in questo modo. Se mi è rimasto praticamente più di un punto non succede nulla, perché insomma non si noterà. Questo passaggio è un pochino più complicato. Ecco qua, una volta agganciato il nostro gancetto, andiamo a tirare il nostro filo, lo andiamo a tagliare e non vi dimenticate mai di nascondere il filo nella lavorazione affinché non si sfili in questo modo. Ora non ci resta che decorarla come più ci piace. Eccoci qui, allora, come vedete ho abbellito la nostra ghirlanda, ho nascosto il filo nella lavorazione e ho aggiunto un piccolo fiocchetto rosso proprio per richiamare le classiche ghirlande di Natale e dei piccoli decori, dei piccoli brillantini, giusto per abbellirla un pochino. Io spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto, molto veloce e molto semplice. Vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!